Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali che potrebbero essere considerati molto offensivi. Porca troia! Finalmente giocherò a uno dei miei giochi preferiti da quando ero piccola, cioè non mi prendete in giro, ma Amtaro, io sono una malata di Amtaro, veramente. E quindi oggi giocherò un giochetto trovato online di Amtaro. Io giocherò tutti quelli della Advance del DS, mamma mia. Il bordello con Amparo, quindi grazie a tutti di avermi seguito fino adesso e adesso seguitemi ancora perché sto per giocare a Amparo. Ciao a tutti e ci vediamo al gioco. Perfetto, giochiamo, cerchiamo new boss. Arr! Tu, sì, tu. Ciao boss, qual è il tuo nome? Ma sì, ma tu ti scordi il mio nome, giustamente, sono il tuo migliore amico, ti scordi il mio nome. Ah, carino. Che dove c'era la chat? Che avevo Rutak e lui ruotava dove i botti tipo la testa. Poi c'era Sissi e Sissi. C'era una lag che tipo ruotava dove vedevano se c'era qualcosa. Poi c'era Grat Grat tipo per terra. Ramam che era il saluto, era ciao. A Rosso, quella che ti piaceva. No, papà, io le so tutte. Sì, le conosco. Andiamo a incontrare i miei amici. E che? Madonna, ragazzi, l'amore è andato. Madonna, la Clubhouse. Quelle due stanze dietro di boss, tipo nel gioco dell'Advance. Dentro c'era uno che lisciava tipo le rocce per vedere se c'erano diamanti. E nell'altro c'era uno che dovevi comprare i gioielli. Era bellissima questa cosa. Perché mi sembra la stessa cosa più o meno. È proprio uguale. È uguale! Pure il mio era così. Va bene, ok, basta. Aspetta. Come faccio a uscire? Ok. È uguale! Ah, ci deve essere Birbo! Quello Sil! Rotak! Cazzo, ve l'ho detto! C'è Rotak! E vai un prato Ruotak! Perché il nome vero è Ruotak, non è Takku! Steve Steve! Perché si chiama If If? Era Steve Steve! Io c'ho gioco in italiano, io vado a fare quello. Ora secondo me imparerò il Grat Grat, guarda. Io volevo vedere. Eccolo, guarda, 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 guarda. Io lo sapevo! No, sto gioco è proprio uguale. Lo saluto. No! Perché Dig Dig? Era Grat Grat! Oh, Amtaro, un mio amore! Cioè, io da piccola ho convinto mia madre a comprarmi un criceto per Amtaro. Io ho avuto tre criceti nella mia vita, di cui l'ultimo che è morto l'anno scorso, si chiama Pangrattato Jones, solo per Amtaro! Cioè, poi adesso ho un coniglio, quindi ho il criceto evoluto, però, vabbè. È salito di livello, si è voluto, il mio piacere è diventato un po' più. Ghiro! È lui! Mamma mia, sono malata. Lo so, raga, io mi devo tatuare Amparo, ho deciso. Oh, l'ho preso! Ah, devo mettere in pratica quello che ho imparato, ovviamente. Sì, ho trovato un sasso! Che dentro i sassi ci sono le gemme. Ah, il negozio di vestiti, è vero. Bijou. Sì, il negozio di vestiti. No, c'è pure lui. Ah, io li conosco tutti, per me sono tutti ricordi. Ah, ce n'è in boutique, ma che. È vero, c'era Yes e poi c'era no. Che cosa serve? Perché le carote? No. Oh, tanta san! E lui è tanta san questo! Ah, è fratello parola! Mega Q! Guarda che carino il sedere quando cammina! Come sti cavoli dei segni! Quanto sei bello! Che c'è lassù? Guarda, stai ghiando, eh! Chi sei? Un abitante. Oh, Opsino, parola!
queste parole. Non sono originale. Oh, sto facendo ampliare il mio vocabolario. Mi ricordo da piccola parlavo sempre con le parole di Antaro. Siccome sto gioco mi ha talmente tanto cambiato l'esistenza, che ormai parlavo solo con le parole di Antaro. Cioè andavo a scuola e facevo, che ne so, amma la gente, oppure facevo tipo grat grat, oppure facevo yuhu, perché c'era una parola per chiamare le persone lontano che era yuhu yuhu, e io facevo tanto così. Oh, ah, perché paca paca cos'è? Ma quando l'ho imparato paca paca? Io uso paca paca. Tacco devo fare, no? Oh. No, non devi stifà! Eccolo! Ah! Ah, ma lui è panda! E chi te la tocca? Un pozzo, di pronto muore il brutto stronzo. Campi solo 2 anni come dice. Danda. Oh, un piccione! Delizio! No parola. Carino, lo rifà. Ma sei down? Va bene, io faccio il giro dietro. Ma non posso, la moto la botta all'albero, stronza. Puttana. Ah, vedi come è uscita. Stronza. Sì, piangi su sto cazzo, ma pure te. Ti porto da quello là. Ah no, devo dire opsie. Eccolo. Ora è tutto risolto. Vedi, io lo sapevo. Basati rossi. Trovi il diamante e te lo fregano così. Attacchi un par di pali, non lo puoi neanche imparare. Che cazzo fanno? Si sono usati. Ah, è vero, c'è il saluto quando vinci la partita. Quanto sono forti, ragazzi. Ah, si è tratta male la principessa, cioè. Ovviamente lei c'ha la stanza principessa e io c'ho il lettino così. Andiamo da boss. Ovviamente anche lui è la super mega stanza, che sei matto. Oh, romf romf, romfo. Va bene ragazzi, il gameplay di Antaro per ora è finito qua, perché ho superato la prima parte. Ma io farò tutti i mondi e voi lo vedrete, cavolo, perché questo gioco va vissuto fino in fondo dentro le vene. Quindi per ora vi lascio un saluto, ciao a tutti, e ci vediamo al prossimo video, che sarà Antaro, ciao. Ah!